are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. Mancano ancora 3 settimane, ma per gli appassionati di piante e fiori è già scattato il countdown per l'edizione 2012 di Murabilia, la manifestazione di giardinaggio che dal 7 al 9 settembre animerà come sempre Lucca e le sue mura e che sarà caratterizzata quest'anno da qualche novità. Nate da un'attenta riflessione sui contributi critici suggeriti da espositori e pubblico dopo l'ultima edizione. In primis cambia la disposizione della manifestazione, che ritorna alla forma compatta e unitaria delle origini con un circuito su 2 livelli, 2 baluardi, San Regole delle Libertà e tratto delle mura fra i 2, orto botanico e sotterranei delle mura. Un circuito più breve, un riavvicinamento degli spazi pensato per facilitare la percorribilità della manifestazione, l'accesso del pubblico agli stand ma anche il trasporto degli acquisti. Murabilia intende poi perseguire una politica di qualità con la selezione e la valorizzazione degli espositori ma anche con una serie di manifestazioni, mostre collaterali e incontri culturali sui temi della botanica, dell'orticoltura, del giardinaggio e del verde, cui prenderanno parte personaggi di spicco provenienti anche da Gran Bretagna, Francia, Scozia. Per quanto riguarda il costo degli stand, i prezzi rimangono invariati rispetto all'anno passato, quindi inferiori a quelli di Verdemura, con una novità: uno sconto di 50 euro per quegli espositori che porteranno a Murabilia solo 2 generi.